Start, 2, 1, boost to ignition, and liftoff. Ciao a tutti, bentornati ancora una volta su Indie Gameplay Ita. Oggi, come sapete, è un video speciale, un video in un giorno dove non è previsto il video. E sapete anche che ogni tanto vi porto dei video di titoli di giochi che sto giocando e a cui mi sto appassionando. Ne ho già fatto uno qualche giorno fa su Final Fantasy, voglio fare un piccolo approfondimento per quanto riguarda il crafting. Ovviamente io non sono un giocatore esperto, sono semplicemente livello 64, quindi sono 100 livelli, quindi non sono un esperto. Non è un tutorial, ma è un video dedicato a chi, e ve lo dico subito, è incuriosito dal crafting o incuriosito semplicemente da Final Fantasy, e quindi vi invito a vederlo, indipendentemente dalla durata che avrà, perché di cose da dire ce ne sono, e credo di potervi dare un'idea di quello che è il crafting in questo gioco. Il crafting è, come nelle professioni che abbiamo già visto di avventura, utilizzabile su è possibile prenderle tutte sul personaggio. Quindi, mentre qui abbiamo tutte le classi, di cui ho il Mago Rosso 64, Summoner 51, Rogue al 14, posso passare premendo qui da una classe all'altra con la relativa equip. Stessa cosa posso fare per le professioni di crafting. Professioni di crafting che sono divise a loro volta tra il crafting, che sono detti disciples of the hand, quindi il carpentiere, il classico, la classica classe che crafta oggetti, e il disciples of the land, che sono i raccoglitori, gatherer, miner, che mina sia le pietre che i minerali che l'oro, il botanist, che va a raccogliere erbe e tagliare alberi, e il fisher, che pesca. Tra l'altro, queste riforniscono tutte queste. Quindi, per il goldsmith lo raccoglie il miner, per dire, il blacksmith e l'armorer pure, ma anche il botanist. Il botanist fornisce comunque, usando le erbe, raccogliendo le erbe, anche dei tessuti che vanno sul weaver, e su altri crafter di appunto di armature. Il carpentiere si rifornisce anche lui dal botanist, perché procura il legno. Il carpentiere fa mobili, fa varie cose. Quindi l'alchemist prende dal botanist. Quindi di cose da fare ce ne sono. Il leather worker credo sia quello un pelino diverso, perché le pelli poi si ottengono comunque andando in determinate zone uccidendo i mostri, gli animali. Quindi questa è a grandi linee una spiegazione molto sommaria di quello che è. Qual è il limite? Il limite è che io sono di livello 64, ho accesso a svariate zone, e queste zone sono bene o male divise per, diciamo, a parte qui per il gioco base, Cortas, Dravania, e la parte qua sopra è la prima espansione, e poi via via si va nelle altre zone. Queste zone sono assolutamente nuove, inaccessibili per me. E lì ovviamente all'interno nascondono materiali di fascia avanzata per tutte queste professioni, soprattutto i raccoglitori. E quindi non ci posso andare. Quindi io, qual è il mio limite? È il 64. Quindi io posso probabilmente livellare anche di più, ma arriverò a un certo punto in cui la quantità di esperienza guadagnata sarà minima e dovrò andare nelle zone nuove e dovrò portare avanti questo. Quindi l'ideale sarebbe finire il gioco a livello 100 e poi fare tutto il resto. In realtà è vero per metà, perché è possibile comunque livellare piuttosto che farli tutti dopo. Man mano, giusto anche solo per staccare, io mi sono fatto 2 settimane a fare la storia, a finire la prima espansione, e sto staccando e sto imparando, diciamo, queste professioni. E comunque sto facendo anche qualche soldino vendendo la roba che raccolgo, la roba che crafto, che è comunque utile al mercato, perché c'è una cosa da sapere, lo avete già visto magari in tanti video che spiegano il crafting in questo gioco: ogni classe che noi selezioniamo ha ogni 5 livelli una missione di classe che ci consente di ottenere nuovo equipaggiamento, che ci consente appunto di sbloccare nuove ricette. Ad esempio, io adesso sono il Weaver, lo vedete qua sotto, WWR, il Weaver. Io cambio, vado in Blacksmith, vedete che ho Blacksmith BSM livello 7, ok. Ogni 5 livelli c'è la missione, e per capire se avete una missione sbloccata, quindi probabilmente qui io adesso sono arrivato da poco a livello 15 e ho la missione, è qua sotto. Qua in alto, questa grande, è la Next Main Scenario Quest, quindi la quest principale della storia. Questa sotto, e non è presente in tutte, e badate bene, perché se io vado su Blacksmith non c'è, perché sono di livello 7, quindi quella di livello 5 l'ho già fatta. Cliccando qua ci dice dove andare.
e so che a Ulda c'è la missione Practical Needs, dove mi darà delle missioni, una missione da fare e mi darà esperienza. Quindi avete queste missioni da fare, questo vale sia per i raccoglitori che per i crafter. Quindi in questo caso io sono botanista e non ne ho, perché sono di livello 18 e non ho ancora nulla da fare. Al 20 me ne darà un'altra. Altra cosa da... oddio, poi di cose da fare ce ne sono tante. Allora, premendo il tasto N, accediamo a quello che è il pannello di crafting. Quindi, per quanto riguarda tutte queste classi qua. Queste qui. Con l'N. Con l'N abbiamo modo di vedere quello che possiamo craftare col woodworking. Quindi, il carpentiere, con tutte le cose. Ad esempio, lui crafta l'Ash Spinning Wheel, che è l'arcolaio che usa il Weaver. Quindi, e qua ci dice i materiali. I materiali che ci richiede sono l'Ash Lumber e il Bronze Rivets. Cliccando con il destro ci dice come lo trovo, craftandolo e gatterandolo. Craftandolo mi dice, lo fa questo tizio qui. Adesso non mi dice la classe. Lo faccio con il bronzo, il bronzo. Quindi mi dice, devi avere i lingotti e lo crafti. E quindi vedete che cliccando con quel tasto lì, io posso anche cliccare qui e dire, se cercami. E lui mi dice, no, non hai in nessun... Sì, hai nel mio venditore, che è il PNG che vende la roba al mercato, ne hai in vendita un tot. Quindi posso andare a toglierli e usarli, o posso craftarli. In questo caso, se io vado sul l'Armorcraft, comunque per i miei livelli sono tutti condivisi, anche con lo smithing, più o meno, a livello di materiali, io posso andare a, con la mia classe di minatore, a prendere il tin e il copper, li mino, e mi crafto da solo il bronze ingot che mi serve di là. In questo caso non lo posso fare, mi manca il copper ore. Dov'è il copper ore? E questa è un'altra cosa interessante. Posso o cliccare qui, fare search for item by gathering, in questo caso mi dice, lo trovi qui, in queste due regioni qui. West Tunneland o Central Tunneland. Clicco e mi dice dov'è. Quindi qui a grandi linee abbiamo un'idea di tutto quello che possiamo fare. E qui viene diviso tutto per livelli. Quindi, io sono a livello adesso di Armorcraft, aspettate che cambio la mia classe, sono a livello 32, quindi dal 31 al 35 se crafto questa roba la posso, posso livellare abbastanza velocemente. Qui vedete che c'è scritto HQNQ, perché? Perché se voi andate a craftare una qualsiasi cosa potete andare a craftarla sia di livello normale che di alta qualità. Il tutto avviene tramite un minigioco che vi fa livellare. Adesso io purtroppo mi sa che non riesco a farvela vedere, perché non ho oggetti. Però forse col Weaver, forse ho qualcosa. Vediamo un po', mi prendo la classe del Weaver. Vediamo se posso fare qualcosa. Ecco, questa la posso fare. Cotton Shepherd Tunic. Allora, se questa cosa l'avete già craftata una volta, vi uscirà una spunta e potrete fare quick synthesis, quindi gli dite quante ne volete, lui col tempo ve le fa, qualche secondo, e non dovete fare il minigioco. Ma, in questo caso vedete che io posso andare a fare synthesis, e per fare, faccio synthesize, scusate, e inizio il minigioco. Ma, posso decidere anche di usare questi materiali, vedete che questo rotolo di cotone me ne chiede uno, io ne ho 16 ma ne ho anche 6 di alto livello, quindi dico no, usami quello di alto livello. E anche qui non usarmi queste cloth, questo tessuto di cotone, usami questi due di alta qualità che ho. Vedete che la qualità già sale e quindi posso fare synthesize e la qualità parte già alta. Perché? Perché se no partiremo da zero e per fare questa cosa dobbiamo giocare con queste abilità qui, che aumenteranno aumentando di livello. Allora, noi abbiamo i punti CP, che sono il mana, insomma, e quelle indicate qua col violetto sono quelle che consumiamo. Ogni colpo che diamo all'oggetto a livello di lavorazione a mano diminuisce di 10 la durability. E quindi se la durability arriva a 0 e non abbiamo completato la barra del progresso, noi perdiamo l'oggetto, buttiamo via tutto. Al tempo stesso, la qualità più aumenta questa percentuale. Significa che a pezzo finito avremo 10% di possibilità che esca di alta qualità. E tante missioni ci chiedono roba di alta qualità.
In questo caso io posso usare Basic Synthesis e lui aumenta il progresso. Success Rate, vedete in basso a sinistra, del 100%. Non mi costa niente, mi costa 10 di durability e lo posso fare. Vedete che sale. Io inizio così. Mi prendo un po' una stima, fa 17 punti alla volta, quindi vedete che adesso ne prendo una terza. Probabilmente la prossima lo finisco. A questo punto decido di usare questa abilità qui. Scusate, qual è che era? Fatemi pensare. Uso questa, mi spendo 88 di questi 188 per ripristinare 30 di durability. Lo faccio. E vedete che torno su. Questa si attiva, alcune cose si attivano solo quando le condizioni cambiano. Allora, io posso adesso, spendendo 18, col 100% di possibilità, andare a migliorare la qualità. Al tempo stesso posso però usare anche questa abilità qui. Mi consuma sempre 10 di durability, ma ho il 60% di successo. Non mi consuma punti, non 18 ma 0. Però rischio, perché se in anello una serie di insuccessi, la durability mi scende. Al tempo stesso posso spendere 56 di questi dei punti CP per dirgli le prossime 4 battiture, diciamo, a mano consumeranno solo 5 non 10, quindi avremo il doppio dei tentativi per po', insomma. Io voglio farmi un'idea di quanto sale, quindi faccio questo. Mi converrebbe quasi, quindi spendo questo, consumo tutti i punti, ora spendo questo, che mi ripristina di 20 punti questo, e poi vado a prendere questo. Ok, vedete qua ancora due possibilità spendendo la metà. Quindi io adesso provo questa, che è un aumento di qualità senza spendere questo. Ho fallito, riprovo ancora. Ho fallito ancora. Niente, a questo punto inizierò di nuovo a spendere 10. Ho il 52%, non ho più possibilità, però non lo so, lo provo ancora una volta. Vediamo se sono fortunato. Ok, ho il 91% di farcela e a questo punto 25 di durability. Potrei tentare ancora una volta per avere il 100%, ma me ne frego e faccio Basic Synthesis e chiudo. Ce l'ho fatta, vedete il simbolino questo qui? Significa che io ho craftato l'armatura, diciamo, di alto livello. Una menata di questo gioco che non capite mai dov'è la roba, perché ve la butta qua con tutte le immagini, si capisce niente, però è questa. La Cotton Shepherd Tunic di livello alta qualità, quindi le statistiche sono leggermente più alte. E io ho fatto un po' di esperienza craftando questa roba. Ora, premendo il B e la N, scusate, accedete a questo e vi livellate. Premendo la B invece, vi si apre la stessa cosa, ma per quanto riguarda i gatherer, quindi il mining, il quarrying, quindi le sabbie varie e i minerali, il logging, inteso come legname, e le erbe. E in questo caso, qua non craftate nulla perché è un raccoglitore, però cliccando vi dice dov'è. E ovviamente, avendo esplorato il mondo, avete già gli accessi per andare a lavorare lì, cioè insomma andare a raccogliere lì. Un'altra cosa molto interessante è quello che voi sbloccate a livello 60, completando, io ci ho messo 140 ore perché ho completato la storia, arrivate in un luogo che si chiama Firmament, cioè all'interno della città dell'espansione, della prima espansione di Heavensward, che è qui, Foundation, avete accesso a un'area istanziata per crafter e per gatherer. Quindi potete, ve la faccio vedere, facciamo prima, quindi io adesso vado a prendere quella zona lì che vi ho detto. Ci ho messo un po' a prendere familiarità con l'ambiente. Adesso io sto dando sì no velocemente per sintesi. Ogni tanto vi danno dei ticket per non pagare il teletrasporto, ma me li sto tenendo. E praticamente qua, una volta che l'avete sbloccato, poi ci sono un'infinità di tutorial da cui ho attinto anch'io, Travel to the Firmament. Allora, al Firmament abbiamo un'area istanziata dove è possibile viaggiare. Qui ci sono eventi. Tra 18 minuti ne partirà uno. Qua si trovano tutti i crafter. E qua ci sono delle belle possibilità, perché se avete una classe di crafter di almeno livello 18, scusate, livello 20, potete andare con questo tizio qui
a consegnare dei materiali. Ma questo lo vedete anche premendo N da dove eravamo prima, dove vi ho fatto vedere come ho craftato la Shepherd Tunic. Se vado qua, in questo... scusate, dove che era? No, ma non è Clot, ma è Cielo di Armorcraft, che è di livello 20 o superiore. Praticamente, cliccando qua, avete nelle side quest Restoration, che è il luogo dove siamo ora. Praticamente qua, queste non vanno guardate che sono vecchie, tutte quelle sotto è roba vecchia. Questa è la nuova. Craftando questo oggetto, io ottengo un botto di esperienza per la mia classe, quindi posso stare qui a livellare. Però deve essere di livello abbastanza alto, di qualità alta, di qualità massima. Quindi ci vuole un po', bisogna avere un po' di strategia perché è abbastanza tirato come crafting. Non è mai uguale, c'è sempre la casualità, quindi è un sistema di crafting molto bello secondo me. E per craftare questa cosa, vabbè, ci serve anche questo materiale qui. Vedete, qui dice Iron Ore e qua Iron Ore con questo timbro qui. E adesso vi spiego che cos'è. Quando avete craftato questi oggetti, ne avete presi 5, vedete c'è questa carta qui, tipica orientale, gli mettono 5 timbri, a quel punto potete andare qui, parlare con questo e avete ogni volta diversa una graduatoria da 1 a 5 di 5 oggetti diversi, che possono essere mobilia rara, armature, mount, ed è una sorta di gratta e vinci e vincete a caso. Insomma, non sto lì a spiegarvi eccessivamente, ma di roba da fare, insomma, ce n'è qui. Andiamo ora al Direm, che praticamente è il luogo istanziato dove si mina. Quindi qui andiamo al Mission Commander e gli dico portami al Direm. Ma mi dice no, non sei della classe giusta, in effetti c'hai ragione anche tu. Voglio fare il Botanist, non sono ancora di livello giusto per il Botanist, credo. Invece sì, parte come fosse un dungeon e andiamo. Così andiamo a livellare anche quella classe di Gatherer, qui ci vuole solo pazienza. E praticamente qui è una zona dove noi non abbiamo alcun nemico da cui temere, perché qui non attaccano, ed è una zona fatta a isole. Potete usare le vostre mount, non so quanto senso abbia usarle da un'isola all'altra, perché ci mettete molto più tempo che usando i passaggi questi qui. Cioè se avessi volato a scendere qui ci mettevo molto di più. Ok, e qua parte la prima zona. Ora, ovviamente, il Gatherer ha le sue abilità. Le sue abilità ci consentono di, in questo caso, triangolare e trovare i depositi di vegetazione. Quindi in questo caso non li vedremo nella mappa qui. Non credo ci sia tantissimo qui. Credo sia più una mappa da miner. Infatti vedete che ci sono delle cose da minare. Probabilmente non sono ancora del livello giusto. Mi ha fatto entrare, ma non sono ancora del livello giusto. Infatti il livello minimo è il 20. E vedete, in questo caso io vado a gatterare il Builder Ore. Quindi gli dico, continua a minarmi questo. Invece questi picconi, invece, azzurri, è un altro tipo di materiale, sempre minato col minatore, che non sono i materiali che mi servono, ma sono più quelle polveri, quelle, diciamo, sabbie, ashes di vari materiali che non mi interessano. A me serve l'Iron Ore. In questo caso è Sky Builder's Ore, quindi non è l'Iron Ore. E vedete che c'è livello 10, 60, 80, quindi io posso solo prendere questo, ho l'1% di prendere questo. Al tempo stesso però il Gatherer ha l'abilità, usando questo, di aumentare la percentuale di raccolta. Quindi in questo caso lo faccio. Però non pensiate di usarla sempre e di raccogliere tutto così, perché ora l'ho lanciata, non posso rilanciarla nuovamente finché il mana non mi si ricarica e ci vorrà un bel momento, quindi non lo faremo. Ovviamente le classi sono tante e renderle tutte complementari richiede tantissimo tempo, ma veramente tanto. Quindi tante volte magari non c'è niente di male andare all'asta e comprare dei materiali che ci servono. Ovviamente essere autosufficienti aiuta a risparmiare, però richiede anche molto tempo. E tante volte magari per livellare, fare velocemente una quest, per... non so... dovete craftare un'armatura e state livellando anche le classi di Gathering, va bene,
e vi ottenete i materiali. Altre volte invece dovete andare a, magari siete, avete le classi troppo basse, e allora a quel punto lasciate perdere e andate direttamente all'asta a comprarle. Intanto io attivo anche questo, così. Nel mondo normale invece c'è la possibilità di schivare i nemici usando, io ce l'ho attiva ma qua non serve, lo sneak, quindi diventate invisibili ai nemici. Ok, qua c'è la vegetation, quindi vegetation. Ah, devo settarmi botanist e raccolgo. E vedete che posso raccogliere cose che sono a grandi linee diverse anche da altri. Però vedete che tutte le cose che raccogliete hanno questo suffisso davanti al nome, Grade 4 Skybuilders Iron Ore. Non sono materiali normali che si aggiungono a quelli che già avete del mondo base, ma... devo tornare al minatore, adesso devo... Ma sono materiali a parte. Vi aiutano tantissimo a livellare, ma la mia paura era, ma se allora io faccio, vengo qui e mino qui, non devo più andare nel mondo. In realtà non è vero, perché un mondo a parte vi aiuta sia a livellare, ma diciamo che comunque nel mondo normale ci andate comunque, ci dovrete andare comunque. Tanto io voglio velocizzare la cosa, volo così. Poi con queste abilità qui è possibile farsi indicare la direzione dove è il miglior giacimento possibile nelle vicinanze. Praticamente vi esplorate tutta l'isola, l'isoletta, e vi ricordo al 60° livello questo, o comunque alla fine completa dell'espansione Heavensward, sbloccate questo territorio qui. Adesso io vado avanti, adesso voglio vedere quanti ne ho presi, 7, e volevo farne qualcuno ancora. Allora, qua abbiamo, dovrei continuare a shiftare classe, però non mi va adesso, voglio andare solo a scavare altro metallo. Rock Salt non è quella che mi interessa, perché non è sempre uguale la risorsa che scavate. E comunque, una volta che siete stufi, premete il tasto U e uscite. Leave. Potete entrarci con amici, una sorta di dungeon istanziato, dove potete andare via quando volete. Una volta arrivati qui, queste merci non sono utilizzabili, non ve le riconoscerà nessuno. Dovete andare dall'ispettore che, esaminando, cliccando qua, vi esamina. Vedete qua, ne abbiamo prese 22, me ne dà 20 approvate, 5 me ne dà 5, 10 me ne dà 10 e 7 me ne dà 5. Quindi non ce le ha accettate tutte. Così per ogni classe. E vedete che adesso si spiega il perché hanno il timbro. Ora, se io vado qua, vedete che adesso ho 5 e posso fare quello che mi chiedeva il raccoglitore, il collezionatore là. Cioè, andando qua appunto devo mettermi Armorcraft però, ok, che sono di livello 32, posso andare qua in mezzo nelle ricette speciali, nel Restoration, perché è una sorta di contributo che voi date per lo sviluppo di questa regione qua nuova. È una conseguenza della storia. Ci sono anche tutte queste missioni che sbloccano nuovi vendor e nuove caratteristiche. È una sorta di gioco nel gioco. Io posso andare a craftarla. La vuole di livello alto. La vuole, adesso non mi ricordo di quant'era, mi pare 50. Qui vedete che è un po' diverso la qualità, perché non c'è più la percentuale. Praticamente cosa faccio io qui? Decido di andare, la provo e non ne sono sicuro. Praticamente ora aumenta l'efficienza di ogni tocco di 100. Questo è l'efficienza della sintesi. Prendo questo che mi fa consumare metà e dopodiché inizio a picconare e aumentare un pochino la mia, ok, qualità. Vedete che sta aumentando. Vorrei aumentare, ma questa è la stessa. Standard touch, basic touch, anche questa, sì. Vedete che sono quasi arrivato. Adesso spero di avere, ripristinando questo, do una picconata lì. E adesso sono giusto. Adesso posso andare a finire, credo di riuscirci. Ok, e ce l'ho fatta. Ho fatto quello che mi chiedeva di livello, doveva essere almeno un 50, è una lastra di metallo che è livello 55, quindi di qualità 55.
è diversa da quella che abbiamo visto prima, è un crafting un po' diverso, infatti non è che c'è la percentuale, qui c'è proprio il numero, e il numero deve essere un minimo di... E in questo caso vado a consegnarla, io la consegno, guardate un po' l'esperienza che sale adesso, qui mi daranno dei ticket, è pieno di ticket che raccogliete e usate per scambiare, e mi daranno un timbro. Quindi in questo caso io vado a selezionarla, hand over, ho fatto un po' di esperienza, e mi ha dato un timbro. Quando ne ho 5 posso andare a fare il gioco del cupo, però ho dato un contributo. Esperienza ne staranno sempre meno, comunque questo vale poi per ogni classe. Un pochino si livella, però lo si fa anche per questo gioco d'azzardo qua. E niente, non contavo di far vedere anche questo, comunque meglio così, così almeno vi siete fatti un'idea anche di questo. Quindi, ricapitolando, qual è il mio obiettivo? Il mio obiettivo è, vabbè, andare anche all'asta e vendere un po' di roba. Infatti io adesso ho i venditori qui, la Summoning Bell con le mie due venditrici qui. E io posso andare da qui e vendere roba. Tipo io adesso posso dire vendi al mercato degli item, posso provare a vendere quella che ho craftato adesso. Vediamo, la metto in vendita, guardo i prezzi. La vendono a 15.000, probabilmente è un qualcosa che viene chiesto per una quest. Io sono un po' malato e ne chiedo 14.000 e la metto in vendita. Ora voglio vendere anche questi, i rocchetti di filo, li metto in vendita, li vendono mediamente a 11 l'uno, non mi conviene, valgono poco, però posso vendere magari questi materiali, le balle di cotone che vanno rese, poi i rocchetti di filo, e questi valgono già di più. Cioè se io vendessi a 37, che è il prezzo medio, metto magari 36, ottengo 1.700, che non è tanto assolutamente. Questo che invece ho appena raccolto, che è un gold ore, la gold ore non vale niente. Cioè bisogna sempre fare attenzione, perché ci sono cose più facili da ottenere, noi le abbiamo ottenute molto facilmente, quindi non posso pretendere che chiedano tanto di prezzo, che mi rendano tantissimo. Sicuramente rendono le cose più interessanti questi iron rings, comunque sono un po' più complicati da fare. E infatti chiede 98. Posso vendere anche questi guanti? Non si possono vendere. No, devo chiudere questo prima. Vediamo se questi guanti è possibile venderli. Li vendono a 10.000. Io me ne faccio niente, li vendo a 5.000. Così mi finanzia un pochino quello che sto producendo. Questo, il Grass Viper, probabilmente serve per l'alchimia. L'ho raccolto col Botanist. Vediamo quanto vale. Vale niente. Pensavo valesse di più. Questi sono dei semi, vedete, sto vedendo anche 100 l'uno, ne ho 4, 400 no. Tenete conto che io ho 245.000, ho venduto 70.000 di roba ieri e un lotto per una casa piccola costa 3-4 milioni, quindi non costa poco. Allora, no, sto guardando se c'è altro che posso vendere, il cappello di paglia magari. Dobbiamo fare attenzione perché questi lo vendo, me ne frega niente, vendo 2.000, ma tanto non mi interessa. Dovete tenere conto che, vabbè, gente probabilmente compra la roba per demolirla, ottenerne i materiali o per usarla effettivamente, perché tante volte magari avete perso, avete buttato via roba delle quest, così andate qui, vi comprate la roba che vi serve. L'ho fatto anch'io per avere l'equipaggiamento già leggermente superiore prima di fare la quest di classe. Quindi, questo è già venduto. Ma per esempio, qui è già venduto. Vediamo un po' cosa ho venduto, se me lo dà già. Non è ancora aggiornato, però ho venduto 9.000. Avete visto che prima non c'era il... Probabilmente ho venduto adesso, però... Prima era 0. Entrambi i venditori erano 0. E adesso è 9.000. Ho fatto 9.000. Fate attenzione perché questi, ok, hanno un inventario loro di un centinaio di pezzi e potete usarli come banca. E vendono anche, ma vendono 20 oggetti alla volta. Quindi se voi volete altri di questi per stiparci oggetti... o vendere più oggetti all'asta, perché si vende tramite solo il retainer, se ne volete più di due si pagano 2 euro l'uno al mese. Quindi, ma per il resto, come potete notare, possiamo fare tutto. Ho fatto una discussione abbastanza larga sulla raccolta, sul crafting, quanto è bello il sistema di crafting. Ho craftato e ho messo in vendita anche un oggetto per la casa, che è una sorta di bacheca, quindi ce ne sono veramente un'infinità di oggetti. E tenete conto di una cosa, e qui concludo.
Il grande dubbio che io avevo su questo titolo era: mi sembra tutto un po' così, tutto di aver già visto tutto. Si fanno le missioni, il crafting di qui di là. Ogni volta che vi mettete invece a fare nel dettaglio qualcosa, scoprite che c'è un sacco di gente, un sacco di giocatori che lo stanno facendo insieme a voi. E soprattutto c'è una miriade di oggetti, perché non è tutto quello che vedete qui, tutto quello che c'è, perché ad esempio qui vi dite non c'è niente, ok? Ma guarda cosa compare dopo. Cioè, i menu in questi giochi compaiono dopo, e mi sono reso conto, prima dicevo, ma oggetti per la casa non ce ne sono. È vero, non ce ne sono nei vendor normali, ma in quali giochi ci sono tutti? E infatti, se ho guardato in giro la roba craftabile, la roba che vende la gente, la roba che c'è all'asta, c'è il mondo. Questo è un gioco per giocarci anni a livello di contenuti. Quindi, niente, io chiudo anche questo altro video avendo parlato di crafting e gathering. Spero lo abbiate apprezzato. Attendo ovviamente il vostro parere qua sotto nei commenti. Ovviamente ho usato questa modalità di registrazione per farvi vedere anche le conversazioni tradotte, ma in realtà qua non serviva, quindi potevo anche chiuderlo. Fatemi sapere cosa ne pensate e alla prossima. Ciao ciao!